altro giro, altra corsa. Metodo dei minimi quadrati. Si dice, ma in fin dei conti il metodo dei minimi, noi conosciamo un metodo per interpolare le curve che è il metodo dei minimi quadrati. Perché non usiamo il metodo dei minimi quadrati? Beh, intanto di che cosa si compone il metodo dei minimi quadrati? Quale degli effetti speciali, vedete? Devo calcolare una funzione che definisco scarto quadratico. Questo scarto quadratico dipende qui da teta, l'ho chiamato, ma è l'insieme dei parametri A e B nel nostro caso. E che cosa devo calcolare? Beh, devo calcolare in questo specifico caso i miei parametri empirici, ma i miei parametri empirici in questo caso non sono i dati, bensì sono la curva empirica della distribuzione, cioè quella che ho chiamato SDF, l'Empirical Cumulative Distribution Function. Quindi sulla mia serie di dati devo calcolare la mia curva empirica, dopo vedremo come si fa, non è difficile, anzi vedremo in laboratorio. Questa invece è la probabilità. P significa nel nostro caso E alla meno E alla meno H con I, dove H con I sono dei numeri che ci derivano dai dati, meno A, che è un parametro non noto, tutto diviso B, che è l'altro parametro non noto. Quindi questa è nella sostanza una funzione di A e di B. E devo rendere minimo lo scarto quadratico. Per rendere minimo lo scarto quadratico devo derivare lo scarto quadratico rispetto ai parametri. Ottengo due equazioni, due incognite. I valori in cui questo si annulla, il sistema si annulla, sono i punti in cui lo scarto quadratico è minimo. Naturalmente dovrei anche provare con le opportune convessità e concavità che è effettivamente un minimo e non per esempio un massimo se la funzione è non lineare, ma supponiamo che questo sia assodato. Anche nel nostro caso, anche qui, siccome abbiamo le f con i, abbiamo delle funzioni non lineari, lo scarto quadratico dovrò minimizzare una funzione non lineare. E si ricade nel caso di prima, dovrà usare un metodo iterativo che utilizzi per esempio o il metodo della bisezione Newton-Raphson per ottenere il risultato della funzione.